Buongiorno a tutti, ben ritrovati sul mio canale. Oggi portiamo avanti la nostra riga di tutorial per Europa Universalis 4 e in particolare oggi parleremo delle dipendenze. Per parlare delle dipendenze ho caricato l'attuale salvataggio che abbiamo in Egitto. Nella partita che stiamo facendo in live su Twitch, che è forse il salvataggio che attualmente ci dà più indicazioni su questo punto di vista. Non è completo al 100%, ma ci può dare una grossa mano. Perché? Perché comunque abbiamo dei vassalli, abbiamo delle compagnie commerciali, siamo cattolici, quindi abbiamo la possibilità di fare delle unioni personali, anche se attualmente non ne abbiamo. Però l'unica cosa che ci manca effettivamente è proprio un'unione personale qui e ovviamente delle colonie che quelle attualmente non ne abbiamo fatte. Avremmo potuto caricare un altro salvataggio con magari colonie o unioni personali, ma forse quella cosa proprio più complicata da spiegare è, diciamo, la compagnia commerciale e quindi questo salvataggio mi sembrava quello più appropriato. Innanzitutto partiamo dal dire che cosa sono le dipendenze. Le dipendenze sono altre nazioni, stati o fazioni, chiamiamole un po' come volete, potenze anche, che sono sotto il nostro controllo. Sotto il nostro controllo non è inteso direttamente, ma è inteso comunque sono assoggettate al nostro potere. Ci sono nazioni che sono praticamente a sé stanti, se non che devono rendere conto a noi come i vassalli. I vassalli sono forse la forma, tra virgolette, più indipendente delle nostre dipendenze, in quanto è vero che ci forniscono un tributo, è vero che possono entrare in guerra con noi e non possono espandersi per conto loro, ma hanno comunque una loro forma di governo, un loro re, o quello che è in base al loro titolo. E quindi praticamente sono quasi una nazione a sé stante. Mentre ci sono nazioni più assoggettate, tra virgolette, come anche le unioni personali. Le unioni personali, praticamente la differenza è che condividiamo lo stesso re, quindi sono sotto il controllo, sotto la gestione del nostro stesso sovrano. In questo caso, essendo noi un impero, è un imperatore. Se avessimo, diciamo, un'unione personale, praticamente anche loro avrebbero il nostro stesso imperatore e il nostro stesso erede. Funzioni però sono molto molto simili, quindi sia il vassallo che l'unione personale sono due nazioni comunque che ci devono lealtà. Finiamo un po' la carrellata di tipologie di dipendenze, poi parliamo nello specifico di ognuno. Le altre due principali sono le compagnie commerciali, che sono territori, diciamo, in nostro possesso, quindi vedete che infatti non hanno, questi qua per esempio sono tutti i nostri territori dati alla compagnia commerciale, non cambiano il nome come il Mewar invece che è il nostro vassallo, ma semplicemente sono proprio delle compagnie che lavoreranno in questa zona. Cosa cambia? Cambia che non avranno un'autonomia molto alta, perché non è possibile scendere sotto al 90 di autonomia, ma tutte queste zone verranno considerate come se il loro potere commerciale, cioè il loro potere commerciale viene considerato come se l'autonomia fosse zero. Questo ci dà una grossa mano in posti magari distanti dove anche difficilmente riusciremo a gestire il discorso di diciamo sfruttarle bene, oppure magari per un discorso di capacità di governo che magari è troppo alta, allora possiamo conferire delle compagnie commerciali e in questo modo avremo comunque un ottimo, come vedete, 74%, ottimo percentuale di potere, nonostante un'autonomia molto molto alta. Qui attualmente nel Deccan abbiamo solo il 15%, ma abbiamo solo tre provi no, due province all'interno di questo nodo, quindi è comprensibile. Una volta che avremo annesso il Mewar, annesso magari i Bahmani e allora dato tutto questo a compagnie commerciali, come vedrete, aumenterà.
L'ultima che non abbiamo qua sono le colonie. Possiamo andare a colonizzare zone tipo questa, zone non colonizzate, inviando un colono. Ovviamente dovremo avere fatto le idee specifiche per la colonizzazione, quindi esplorazione in primis, espansione anche, volendo, che ci dà, vedete, due colonie addirittura. Esplorazione invece ci conferisce l'esploratore e poi un colono. A questo poi magari ne parleremo in una zona a parte. Comunque, con queste due idee, o almeno una delle due, o comunque con un colono che potete vedere qua sopra, possiamo inviarlo a colonizzare una zona. Il colono avrà ogni mese un aumento mensile, un aumento annuale, chiedo scusa, dato da questo indicatore qua su espansione. Ovviamente procederà mese per mese, quindi i 70 l'anno saranno circa 6 al mese. Avremo una portata coloniale. Cosa significa la portata coloniale? Significa la distanza dal nostro porto più vicino alla colonia, che in questo caso potrebbe essere, se fosse questo il territorio da colonizzare, potrebbe essere questo. Questa città è sul mare, quindi ha un porto, come vediamo qui. Questo è il porto più vicino per arrivare al nostro territorio, da colonizzare. Se rientrerà all'interno della distanza coloniale, della portata coloniale, allora potremmo inviare il colono, altrimenti no. Funziona un po' allo stesso modo della portata commerciale per inviare il mercante. Ovviamente le idee che sfrutteremo di espansione, di esplorazione, aumenteranno la nostra portata coloniale addirittura del 50% in più, e ci potranno anche dare, insieme a delle altre idee, delle dottrine comunque interessanti anche in quel caso. Come potete vedere, c'è per esempio una possibilità di colono più 5 con rischio di rivolta meno 50%, c'è un portata coloniale più 20 con aumento globale dei coloni più 10, e sotto ancora con le umaniste c'è un aumento globale dei coloni più 10, assimilazione dei nativi più 50%, quindi comunque, e ce ne sono tante altre. Quindi, come vedete, si possono comunque sfruttare anche delle combinazioni di idee in modo proprio da avere dei bonus maggiori, che poi, come abbiamo già visto, lo possiamo vedere in questa schermata qui e applicare il nostro bonus di riferimento. Una volta inviato il colono dovrà arrivare a 1000 coloni, 1000 persone all'interno di questa colonia, progredendo con questo valore che abbiamo già visto prima, annuale, più data percentuale di possibilità di aumento di questi coloni data dal nostro colono. Ora non ho la possibilità proprio di farvelo vedere, ma noi abbiamo una percentuale di possibilità del nostro colono di aumentare il numero di coloni, di integrare magari quelli che sono indigeni della zona, e questo verrà selezionato, verrà indicato una volta inviato il colono. Anche lì esistono modificatori dati anche dalle idee, l'avevamo visto prima. Per esempio, c'è l'aumento globale dei coloni, che adesso qui non vedo, ma qua c'era possibilità del colono più 5%, per esempio, vuol dire più 5% la possibilità del colono di aumentare i coloni, assimilando quelli che sono, cioè di aumentare le persone all'interno della colonia, assimilando gli indigeni. Invece, aumento globale dei coloni principalmente è questo indicatore qua, quindi quanto aumentano annualmente. Una volta raggiunte, dicevo, le 1000 persone, quindi 1000 coloni, la colonia diventerà territorio della nostra nazione, un territorio completamente formato e indipendente. Il colono tornerà quindi a casa e sarà pronto per essere inviato a formare un'altra colonia. Una volta raggiunte i 5 territori all'interno di una zona coloniale, e lo vediamo anche qua per esempio, se all'interno di questa zona dell'Indonesia raggiungiamo le 5 nazioni, i 5 territori, diventerà una nazione coloniale e diventerà una nostra dipendenza. Quindi farà le sue guerre, farà le sue scelte, ma comunque ci dovrà fornire un guadagno dato al guadagno mensile, diciamo,
che anche questo varia in base a dei determinati valori, ma in questo caso è il 36,6% delle entrate fiscali. Come vedete, lo vediamo qua direttamente, il valore base è 10%, abbiamo una riforma governativa che aumenta del 25% e poi la legittimità che aumenta ancora dell'1,6%. In questo caso porta un totale del 36%, e quindi il 36% di tutte le entrate fiscali, solo quelle fiscali, della nostra colonia o in questo caso del nostro vassallo ci verranno inviate direttamente a noi come tributo mensile. Le colonie funzionano in un modo simile, non esattamente uguale, ma anche qua, una volta che avremo delle colonie, ci verrà riepilogato esattamente come funziona. E qua ci verrà fatto anche il totale di tutto il reddito mensile delle nostre dipendenze. Potremmo con questo tasto andare a definire un comportamento in guerra di tutti i nostri vassalli, tutte le nostre dipendenze. Ogni volta che dico vassalli chiamandoli tutti è sbagliato, correggetemi in dipendenze. Potremmo dire che non ci interessa come si comportano e quindi sceglieranno loro di essere di supporto alle nostre truppe, ecco, quindi di girare, portare gli uomini vicino a noi e soprattutto attaccarsi alle nostre truppe. Di essere aggressivi, quindi se soprattutto sono regioni coloniali abbastanza grosse vicino a regioni molto più scarse, a nazioni molto più scarse, potremmo dirgli di essere aggressivi e quindi in questo caso cercheranno di attaccare, cercheranno di ingaggiare i vicini senza aggregarsi ai nostri eserciti. Potremmo dirgli di essere passivi, quindi rimarranno all'interno della loro zona cercando di evitare gli scontri. Difensivi, oppure rimarranno comunque nei loro territori e una volta che subiranno invasioni cercheranno lo scontro, ma non lasceranno il loro territorio, quindi non partiranno loro in offensiva. Oppure in assedio, quindi invece che cercare il combattimento, eviteranno i combattimenti, ma cercheranno di assediare fortezze e prendere territori nemici. Quindi questo potremmo dargli un po' un'indicazione. Ovviamente non sempre si comporteranno di conseguenza e soprattutto qualunque tipo di dipendenza, salvo le compagnie commerciali, che in effetti non sono una vera e propria nazione a sé stante, avranno un'aspirazione della libertà. Cosa significa? Vuol dire che non per forza ci dovranno essere leali, ma magari vorranno essere indipendenti. A quanto ammonta questo valore? Come vedete, i fattori sono veramente tanti. I principali sono l'opinione e la reputazione diplomatica, che sono i primi che vanno portati il più alto possibile perché sono le cose più facili da fare, basta migliorare le relazioni e spingere sulla reputazione diplomatica del nostro paese. La forza dell'esercito, se loro saranno forti, magari di più rispetto a noi, avranno un'aspirazione della libertà molto alta, perché diranno perché noi che siamo più forti dobbiamo stare sotto di te, giustamente. E quindi questo è un valore che verrà controbilanciato dalla nostra forza, più noi saremo più forti rispetto a loro, più questo valore rimarrà basso. Come vedete, il MEVAR per esempio ha 17 uomini, 3 Karaman e 5 Bahmani, in totale fanno 25.000 uomini, noi ne abbiamo 156 e in questo caso loro hanno un'aspirazione alla libertà del 6,5% perché hanno l'8,7% del nostro esercito. Più loro aumenteranno, più questo valore continuerà ad aumentare. Se noi invece facciamo altre truppe, questo valore loro scenderà di conseguenza. Lo stesso con la forza navale, quindi più loro avranno navi rispetto a noi e più questo valore continuerà ad aumentare. Lo stesso anche a livello di potere economico, funziona allo stesso modo, quindi la nostra entrata mensile, il nostro reddito mensile, proporzionato al loro reddito mensile, sommato di tutte le dipendenze, quindi non basta avere 10 dipendenze piccole, si sommeranno come se fossero un'unica dipendenza con i loro valori sommati. E poi avremo lo sviluppo. Questo invece viene contato singolarmente. Come vedete, mentre tutti i primi tre valori, 6,5, 0,7, 2%, sono proporzionati in base a tutte, sono uguali a tutte le dipendenze,
Diversamente il livello di sviluppo. Bahmani, come vedete, ha uno sviluppo di 87 che conferisce un 21,7% di aspirazione. Mewar ha uno sviluppo di 94 che gli dà un 23,7. Karaman ha uno sviluppo di 30 che gli dà un 7,5. Perché Karaman ha più 28 come forza dell'esercito mentre tutti e due gli altri hanno più 6? Perché Karaman è sleale. Cosa cambia che è sleale? Cambia che ci sono nazioni che stanno supportando la loro indipendenza, quindi sostengono la loro causa e dicono: no, hai ragione, tu devi essere indipendente, quindi io ti darò una mano ad attaccare quei brutti cattivoni dell'Egitto. E chi sono in questo caso? Sono, guarda caso, proprio l'Italia. Quindi noi siamo partiti come Firenze, abbiamo formato l'Italia, poi ci siamo liberati i Mamelucchi, quindi il nostro passato, maledetti, ci stanno supportando il Karaman. E quindi questo valore è aumentato dalla forza del militare dell'Italia, che in questo caso ha 91.000 uomini. Infatti, il valore è molto molto più alto rispetto agli altri perché porta molti, ma molti più uomini rispetto che alla sola, alle sole nazioni indipendenti. Oltre a quello, abbiamo l'opinione, come abbiamo detto, reputazione diplomatica, che anche qua ognuno ha la sua. Ovviamente l'intento è di portare l'opinione sempre a 200 in modo che almeno questo valore abbassi il più possibile e poi eventuali eventi, defezioni province, sviluppo o altre cose che abbassano o alzano la volontà di l'aspirazione della libertà. Per esempio, Mewar ha un meno 56,9 perché abbiamo da pochissimo finito una guerra e gli abbiamo dato un po' di territori. Bahmani ha un meno 72,9 perché abbiamo appena adesso finito questa guerra e gli abbiamo conferito tutte queste zone. Avergli regalato delle province ovviamente abbassa la loro aspirazione della libertà. Mentre Karaman non ne ha, ma ha un malus che gli abbiamo imposto la religione, quindi Karaman non era cattolico, l'abbiamo trasformato cattolico e questo ha portato un aumento della sua aspirazione della libertà, che all'inizio era più 100, ora sta scendendo fino a più 70%. Come vedete sottoscritto, cioè l'aspirazione alla libertà rappresenta il desiderio di indipendenza di questo paese. Oltre il 50% c'è il rischio che esso si ribelli. Loro sotto il 50%, come vedete il segnalino è in verde, e rimarranno leali al nostro paese. Non vorranno ribellarsi. Quando attaccheremo qualcuno, verranno in guerra con noi a darci una mano e ci pagheranno il tributo. Come vedete, invece, Karaman non ci paga. Non ci paga perché ha l'aspirazione della libertà sopra al 50%. L'intento, ovviamente, ora è di portarlo il più possibile sotto al 50%. Ovviamente dovremo aspettare che l'imposizione della religione scenda piano piano. Una volta che scenderà quello, riusciranno, nonostante il supporto dell'Italia, a scendere sotto il 50%, salvo che altri paesi vadano a dargli una mano e quindi alzino ancora la loro aspirazione della libertà. Diversamente da questi, le colonie funzionano più o meno in maniera simile. Hanno un'aspirazione della libertà, hanno dei loro eserciti, hanno comunque le loro decisioni, quindi potremo dargli una mano, potremo dirgli come comportarsi in guerra. Ci pagheranno un tributo e avranno un'opinione verso di noi. Avranno però dei dazi doganali invece che il tributo nudo e crudo, quindi svilupperanno, diciamo, sopra sul reddito delle colonie invece che il reddito dei vassalli. Le compagnie commerciali invece funzionano in maniera completamente diversa. Non sono nazioni a sé stante, non hanno un'aspirazione alla libertà, non vorranno rendersi indipendenti. Ma se raggiungeranno il 51% del potere commerciale all'interno del nodo, come potete vedere, le nazioni commerciali, che sono queste colorate, seguono esattamente i confini dei nodi commerciali, e quindi noi potremo andare a inserire le nostre nazioni all'interno di questo nodo, o singolarmente, quindi su ogni territorio andare a cliccare invia. Ora ci rimuovi ovviamente perché gliel'ho già messo, ma se lo rimuoviamo, vedete, possiamo reinserirlo. Ovviamente ora non posso farlo perché l'ho appena levato, però da qua possiamo aggiungere questa provincia alla compagnia commerciale, oppure possiamo cliccare sul nodo
E su questo tastino qua che assegnerà direttamente tutte le province eleggibili all'interno di questo nodo. Quindi è un po' più rapido se volete inserire direttamente tutte le province del nodo. Se invece ne volete inserire solo una parte, potrebbe essere utile farlo singolarmente su ogni provincia. Quindi, raggiunto il 51%, conferirà un mercante bonus. In questo caso noi ne abbiamo il 54,1 e quindi qua nel Gujarat, nella compagnia diciamo dell'India occidentali del nodo di Gujarat abbiamo il mercante bonus. Invece nel Deccan, come vedete, no, perché abbiamo solo lo 0,1%, quindi su quello non abbiamo ancora il mercante bonus. Possiamo andare a selezionare questo tasto che porterà il 50% del potere commerciale bonus in tutte le province di questa compagnia commerciale, creando però un'inflazione annuale dello 0,03. Ovviamente anche questo valore non è fisso e dipenderà un pochettino anche dal nostro, dalla nostra inflazione annuale. Come vedete noi ce l'abbiamo molto bassa, anzi scenderà dello 0,03%. E quindi potremmo anche andare a sfruttare questa possibilità in modo da alzare il potere commerciale nei nodi senza andare ad alzare l'inflazione. Come vedete è 0,01 dato dall'unica miniera d'oro che abbiamo, che ci conferisce comunque 7 ducati 19, ma è ridotto dello 0,05 dal fatto che commerciamo in pietre preziose, quindi abbiamo il maggior commercio al mondo di pietre preziose e ci conferisce lo 0,05 l'anno di riduzione dell'inflazione. Ovviamente ci sono altre cose che riducono l'inflazione, si può ridurre manualmente con un tasto, eccolo qua, con 76 punti amministrativi riduciamo l'inflazione di 2. Il valore base è 75, ma è modificato anche questo dai soliti valori. Oppure con le idee economiche, per esempio, abbiamo una riduzione annuale dell'inflazione di 0,10, oppure con il nostro maestro della zecca, maestro di zecca, che riduce di nuovo anche qua annualmente l'inflazione di 0,10. Attenzione perché l'inflazione vi alza il prezzo di ogni cosa, quindi è sempre un valore che non è fondamentale, ma è giusto non farla alzare tanto, perché poi inizia a diventare pericoloso. Poi, quindi qua noi potremmo andare, per esempio, a incoraggiare gli investimenti. Cosa si potrebbe fare ancora all'interno, diciamo, delle nostre dipendenze? Anche le colonie ci possono dare un bonus, anche qua in caso in mercante. Cosa dobbiamo fare per averlo? Dobbiamo avere all'interno di una regione coloniale, quindi una nostra nazione coloniale che si è formata, dargli 10 territori, quindi a 5 diventerà una nazione coloniale indipendente, assoggettata al nostro controllo, a 10 ci fornirà un mercante bonus, quindi ogni colonia che avrà almeno 10 territori ci conferirà questo mercante in più. Quindi questa è una buona cosa per poter, soprattutto nelle regioni coloniali, iniziare a spingere un bel po' di commercio, perché in genere tutte queste zone, come anche le Americhe, sono molto ricche e bisogna portarsi via più, no, più possibile. Ovviamente una volta che noi per esempio siamo qua per far sì che questi soldi arrivino a noi, ci servono effettivamente molti, molti mercanti che spingano nella nostra direzione. Il commercio poi lo vedremo in un tutorial a parte perché è probabilmente una delle cose più complicate e poco intuitive di tutto il gioco, però se l'avete già visto lo capirete già, ci vuole un bel po' di mercanti per far sì che tutto questo commercio non venga perso. Cos'altro? Ogni nazione coloniale, salvo ovviamente le compagnie commerciali che come ripetiamo non sono delle nazioni a sé stanti, ma sono solo delle concessioni, hanno anche delle azioni. Azioni che permetteranno a questa nazione di comportarsi in determinati modi. Per esempio, potremmo dirottare il commercio, quindi rendere il 100% del potere commerciale da quella nazione alla nostra, così che il nostro valore aumenti, ma aumenterà la sua possibilità di l'aspirazione alla libertà del 30%. Come vedete qua,
ora abbiamo scelto di dirottare il commercio e gli è stato conferito un più 30%, ma comunque non avendo un bonus del 56,9% per i territori che gli abbiamo dato, comunque rimane allo 0%, oppure potremmo fargli imporre l'embargo. Cosa vuol dire? Che praticamente, come vedete qua sotto, che ha appena scritto Mewar, impedisce ai mercanti degli ottomani l'accesso alle sue province, quindi embargano gli ottomani. Perché gli ottomani? Perché gli ottomani sono il nostro unico rivale attualmente. Poi ne possiamo selezionare un altro, l'Italia, selezioniamolo subito. In questo caso Mewar andrà a embargare anche l'Italia. Anche questo aumenterà del 5% l'aspirazione della libertà del vassallo, ma anche qui studiamo bene la situazione e vediamo se possiamo permettercelo oppure no. In caso iniziasse a risalire velocemente, potremmo semplicemente andarla a deselezionare e lui semplicemente andrà a rimuovere l'embargo. Vedete ora che l'ho rimesso, di nuovo impedisce l'embargo anche all'Italia. Potremmo pure far pagare lo scrutage. Cosa significa? Che noi andiamo a pagare, cioè il vassallo ci verrà a pagare il 50% in più del reddito, quindi attualmente sarebbe 0,78 al mese in più, corrispondente esattamente al 50% di questo, ma non ci verrà a dare una mano in caso di guerra. Quindi dipende, ci serve l'aiuto di questo vassallo oppure siamo più in crisi economica, andiamo a farci dare, magari soprattutto in tempo di pace. Facciamo pagare lo scrutage, ci paga di più come vedete, poi appena prima di una guerra andiamo a levare lo scrutage. Come vedete, poi rimuoverlo aumenterà l'aspirazione alla libertà di questa dipendenza di 25%, quindi non si sa che si può continuare a cliccare in di continuo, però se sappiamo che facciamo alcuni anni di pace si può fare, soprattutto se abbiamo un'ottima aspirazione alla libertà, cioè molto bassa. Possiamo concedergli una provincia. Penso che non verrà fatto praticamente mai, salvo che prendiamo noi territori da dare alla nostra nazione coloniale, alla nostra nazione, per poi andarla a integrare, ma in genere non si clicca. Possiamo condividergli le conoscenze, quindi loro ci pagheranno il 10% delle loro entrate, come condividere conoscenze verso un paese straniero, ma gli daremo la nostra istituzione. Questa potrebbe essere un'idea. Ovviamente, come anche nella condivisione della conoscenza verso le altre nazioni, che l'abbiamo visto tramite l'interfaccia di produzione nel tutorial dedicato, aumenterà l'istituzione nella capitale. Potremmo a questa nazione consentire o vietare lo sviluppo. Sono due tasti separati, non so perché l'hanno messi separatamente. Vietare lo sviluppo vuol dire che Mewar non potrà sviluppare le sue province tramite, non potrà fare development semplicemente. Come vedete, se noi vietiamo, poi verrà possibile, si potrà selezionare consentire lo sviluppo perché ovviamente va prima, deve essere vietato perché possa essere consentito, altrimenti è sempre consentito. Potremmo imporre la religione, quello che abbiamo fatto con Karaman. Lo si può fare solo se la nazione non è della nostra religione. Quindi in questo caso trasformeremo Mewar in un paese cattolico, ma alzerebbe del 100% la sua aspirazione della libertà. A cosa serve farlo? Avere la stessa religione conferisce, diciamo, un bonus all'aspirazione della libertà e soprattutto poi piano piano la nazione convertirà il territorio all'interno della sua provincia, quindi una volta annessa avremo dei territori già della nostra religione, non dovremo convertirceli noi. Oppure potremmo mettere un parente sul trono. Ovviamente dobbiamo essere dello stesso gruppo religioso, quindi dovremo essere tutte e due del gruppo cattolico, del gruppo cristiano, chiedo scusa, quindi o cattolici o protestanti, anglicani, eccetera, anche ortodossi. In questo modo il trono di questo paese, quindi soprattutto il re, diciamo, o l'erede, diventeranno della nostra dinastia, quindi saranno comunque, ecco qua, meglio, diventeranno della nostra dinastia e quindi saranno dei nostri parenti.
Anche questo abbassa l'aspirazione della libertà. Inizialmente lo alza del 25, ovviamente, poi però anche questo, come ogni cosa, scende col tempo e quindi potrebbe essere utile anche quello. Oppure potremmo placare i governanti. Questa è un'azione che si fa abbastanza quando abbiamo tanto prestigio e quando ci può servire abbassare una liberty desire, diciamo un'aspirazione per la libertà. Per esempio, nel nostro caso, noi abbiamo 100 di prestigio, ma aumenta di 1,67 annuale. Quindi, ogni volta che facciamo una guerra, che otteniamo del prestigio, oppure semplicemente mese dopo mese, questo prestigio rimarrà fisso a 100. A questo punto, perché non andare magari a spenderne un po' quando serve per abbassare l'aspirazione della libertà, paghiamo 20 di prestigio per abbassare del 10%, ma tanto il prestigio poi aumenta da solo. Magari soprattutto se abbiamo un evento che ci sta dando del prestigio o una missione che ci sta dando del prestigio, come questa per esempio, mi sembra, questa ci aveva dato 30 di prestigio, che effettivamente avremmo potuto andare ad abbassare l'aspirazione alla libertà. E poi ancora uno, e poi andarci a prendere il 30 di prestigio. Andavamo di nuovo a 90, ma l'aspirazione alla libertà di Karaman è solo 70 rispetto al 90 di prima. Magari facciamo una guerra, in questa guerra otteniamo tramite il trattato di pace dell'altro prestigio, andiamo sempre prima a consumarlo, a investirlo per abbassare la libertà degli altri, delle nostre dipendenze. È molto costoso, ma spesso il prestigio è fisso a 100, quindi ci potrà servire. Potremmo anche prendere una provincia con la forza, quindi potremmo anche andare a dire a un paese che ci deve dare una delle sue province. Ovviamente questo alzerà l'aspirazione di quella dipendenza di una data percentuale. Come vedete, se lo alziamo di più 25 lo porterà al 6% perché è molto basso il suo, però comunque. Di solito anche questo non si fa perché lo porta facilmente a ribellarsi. Potremmo rimborsare il debito, quindi se la nazione attualmente è indebitata, come nel caso del Mewar, potremmo andare a pagare noi i suoi debiti. Anche questo abbasserà, ve lo faccio vedere, abbasserà il suo Liberty Desire del 10%, ha rimborsato il nostro debito, lo vedete in fondo, meno 10%. Trasferire le rivendicazioni o una legittimazione, magari noi abbiamo rivendicazioni verso una data zona, vogliamo però che quel territorio rimanga al nostro vassallo, gli possiamo dare, regalare la nostra rivendicazione. In questo caso poi la potremo sfruttare tramite, diciamo, una guerra e darla direttamente a loro. Ovviamente diverse dipendenze hanno diverse azioni, quindi ognuna ce la possiamo andare a leggere poi quando avremo sia l'unione personale che le colonie. La maggior parte sono molto simili, comunque le più importanti alla fine sono imporre la religione, rimborsare il debito perché così magari riusciamo a risanare il bilancio della nostra dipendenza, dirottare il commercio e imporre l'embargo che andrebbe fatto sempre quando possibile, e per le unioni personali potremmo chiedere una parte del loro income annuale, ovviamente in cambio di sempre aspirazione della libertà, quindi non è gratis, semplicemente vorranno ribellarsi più facilmente. Qua potremo andare a vedere quanto esercito hanno le nostre dipendenze, come abbiamo detto, l'entrata, il reddito, l'opinione. E qua per questo è molto utile andare a mettere nell'interfaccia di produzione sulla diplomazia un diplomatico sempre sulle nostre dipendenze, così che ci faccia il giro e le mantenga sempre a 200 di opinione o il più possibile vicine. Ordinarle anche secondo l'efficacia sul reddito, se ci danno o no il bonus in base alle decisioni. Quindi questo serve principalmente se abbiamo tante dipendenze, altrimenti comunque possiamo lasciarlo un po' come vogliamo. Come vedete è fondamentale far sì che le dipendenze non salgano sopra il 50% di aspirazione alla libertà se non hanno una tregua nei nostri confronti. In questo modo gli altri territori non potranno, le altre nazioni non potranno supportare la loro indipendenza e poi ci dichiareranno guerra per l'indipendenza con il loro favore.
Volete capire come funziona? Guardatevi esattamente questa partita che è sul canale. Noi quando ci siamo liberati i Mamelucchi abbiamo fatto esattamente quello, abbiamo richiesto alla Spagna, Russia e forse anche un'altra nazione che ora non ricordo, forse la Polonia, abbiamo chiesto di supportare la nostra indipendenza e quindi ci hanno dato una mano in guerra contro il nostro suddito che è l'Italia. Le compagnie commerciali hanno anche delle costruzioni uniche, costruzioni che permettono bonus particolari come anche limite di forze, controllo del commercio, produttività, riserve militari, autonomia nei territori, eccetera. Quindi andiamole a vedere perché è vero che anche tradizione dell'esercito, è vero che andremo ad avere un'autonomia molto alta, ma per esempio se noi andremo a fare questa costruzione, che ora non posso fare, nelle nostre compagnie commerciali, ovviamente ne fa una per Stato, ovviamente ho preso l'unico che non è nostro, ne fa una per Stato e non per territorio, in questo modo andiamo ad aumentare questo bonus, quindi questo per esempio ci dà un modificatore di marinai e riserve militari più 100% e quindi anche se hanno un'autonomia dei 90 comunque inizieranno a darci un discreto quantitativo di uomini. Lo stesso per il potere commerciale, sarà comunque utile andare ad alzarlo, anzi ancora di più il potere commerciale visto che la funzione delle compagnie commerciali è proprio quella di girare il commercio verso di noi. Oppure anche modificatore fiscale e costo dello sviluppo nella stessa area. Quindi queste sono tutte costruzioni molto utili, investimenti che si fanno all'interno della compagnia commerciale, costano parecchi soldi, ma ve li renderanno con gli interessi quando girerete tutto questo commercio, tutte queste zone, soprattutto l'India, l'Indonesia e le Americhe, che sono zone molto ricche. Girerete tutto il commercio all'interno dei vostri nodi dove avrete molto più potere commerciale. Cos'altro? Parliamo velocemente delle unioni personali. Cosa sono? Sono praticamente, come abbiamo detto, quindi una nazione che, perso il suo re, non avendo alcun erede al trono, finisce sotto un'altra nazione. È una funzione principalmente, anzi, in esclusiva dalla fede cristiana, quindi comprese tutte le varie varianti, quindi sia il cattolicesimo, il protestantesimo, l'ortodossia e l'anglicanesimo. E potremmo provare a ereditare così una nazione tramite un matrimonio reale. In questo caso noi abbiamo un matrimonio con la Russia, che è ortodossa. Quindi se per caso, in questo caso c'è una reggenza, quindi se questo erede per caso morisse, potrebbe partire una guerra di successione. In questo caso potremmo ereditare il paese. A volte si cerca proprio di fare questa cosa, facendo tanti matrimoni reali, studiati con chi non ha eredi, ce lo dice questo, per esempio questa icona qua ci dice successione contesa, perché per esempio questi sono tutti paesi che non hanno un erede e finché tipo Medrivari ha 21 anni non è un problema, ma Munster con 57 anni è difficile che effettivamente a 57 anni tu riesca a fare un erede, è più facile che tu magari tiri le cuoia prima. Mentre la Moldavia a 15 anni ha tutta la vita davanti per fare figli. Se il nostro prestigio è maggiore, potremmo, e anche la nostra, no, il nostro sviluppo, potremmo diventare partner dell'unione personale. Qua dice: i paesi senza un erede possono diventare, alla morte del loro sovrano, il partner minore di un'unione personale, il cui membro maggiore è un paese con il quale hanno contratto un matrimonio reale. Il loro trono può anche essere rivendicato da un paese governato dalla stessa dinastia. Quindi cosa significa? Che Munster, in questo caso, che probabilmente è del nostro gruppo religioso, il re ha 57 anni, ha 7 di prestigio e non ha eredi. Cosa vuol dire? Che se lui tirasse le cuoia, potrebbe
potrebbe finire sotto il controllo di una nazione col quale lui ha un matrimonio reale, quindi un'idea furba potrebbe essere andarsi a cercare Munster, se ci interessa ovviamente, in questo caso a me non interessa, ma se ci interessa andare a cercare Munster e proporgli un bel matrimonio reale. Con questo matrimonio reale, se tirasse le cuoia, come vedete nessun erede legittimo, potremmo ereditare la nazione. Oppure potremmo effettivamente andare a fare un matrimonio reale per poi rivendicare il trono. Come facciamo a rivendicare il trono? Dobbiamo avere la stessa dinastia regnante, quindi tramite un matrimonio, se morisse diciamo il loro re, magari viene un erede ma viene della nostra dinastia. Se abbiamo la stessa dinastia, allora a quel punto possiamo andare a dichiarargli guerra per dire questo è nostro, è della nostra dinastia e quindi è tutto mio. Come andare a vedere se qualcuno ha preso la nostra dinastia? Se noi andiamo nella nostra schermata, andiamo sul nostro governatore, re, chiamatelo come volete, ci viene a dire alla morte del monarca emerge un pretendente, va bene, reggenza, matrimonio reale con la Russia. Ma se noi andiamo anche su sopra c'è scritto stessa dinastia, la Russia. Quindi come vedete noi abbiamo la dinastia Asma. No, noi abbiamo la dinastia Al-Kazdugli. Se andiamo a vedere per esempio i russi hanno preso in effetti la nostra stessa dinastia Al-Kazdugli, perché il nostro matrimonio reale per tanti anni ha portato la fusione della nostra dinastia. Infatti lui è cattolico come lo siamo noi, nonostante il regno sia ortodosso, o l'impero, probabilmente un impero, l'impero sia ortodosso ed è di cultura egiziana come lo siamo noi. Quindi in questo caso noi potremmo andare effettivamente a rivendicare il trono. Dovrebbe esserci o una reggenza oppure non devono avere un erede legittimo, quindi magari un erede con una pretesa molto bassa. E in questo caso potremmo e dovremmo avere più prestigio di loro. Noi beh, ce l'abbiamo praticamente sempre fissa a 100, quindi non è un problema. In questo caso potremmo andare a sciogliere la nostra alleanza, aspettare il termine della tregua dei 5 anni e dichiarargli guerra per rivendicare il trono russo come unione personale. Quindi è sempre utile andare a controllare se negli anni la nostra dinastia passa a qualcun altro e soprattutto controllare questa icona qui e andare a vedere se c'è un paese che ci interessa ed andare a stipulare con loro un matrimonio reale apposta per poi fregargli la nazione. Come ripeto, questa è solo una funzione del gruppo culturale cristiano e quindi non si potrà fare poi in Medio Oriente, si può fare solo con nazioni del gruppo culturale cristiano. Detto questo, penso che per oggi si possa fermare qui. Ricordatevi che ogni dipendenza, salvo le compagnie commerciali e le colonie, portano via relazioni diplomatiche. Quindi sia i vassalli che unioni personali costano relazioni diplomatiche. Piccola aggiunta, grazie al gruppo Facebook di Europa Universalis 4 Italia, ovviamente mi hanno dato modo di capire come funzionava, come aprire la lista comandi e quindi posso integrare innanzitutto facendovi vedere sia le unioni personali che anche le colonie, e adesso poi parleremo anche di un ultimo che mi sono completamente dimenticato, ovvero i tributari. Allora, innanzitutto, come abbiamo detto, l'unione personale, come vediamo, l'Aragona attualmente è in unione personale della Castiglia, anche lei è un'aspirazione alla libertà e ha come un vassallo le sue statistiche, quindi lo sviluppo totale, le riserve militari e marinai, la legittimità, la capacità di gestione, quindi come anche il nostro Stato ovviamente, quanti territori può mettere come full core, il suo bilancio positivo o negativo che sia, reddito e spese e la tesoreria, quindi quanti soldi effettivamente ha adesso in saccoccia. Cosa cambia rispetto a un vassallo che effettivamente è governato dal nostro stesso re? Se noi andiamo a vedere,
la nostra regina, regina Isabel I di Trastamara, e se noi andiamo su Aragona è sempre la regina Isabella. Andiamo a vedere qua, ci dà sempre regina Isabella I di Trastamara. Infatti è un 563 e il nostro è un 563 perché è esattamente la stessa persona. Quali sono le diversità? Le diversità sono che abbiamo sempre imporre l'embargo, ma non possiamo fare il transfer trade. Possiamo supportare gli alisti come per i vassalli. Possiamo cedere una provincia, condividere le conoscenze, consentire o vietare lo sviluppo, imporre la cultura, imporre sempre la religione, rimborsare il debito ugualmente. Possiamo però sottrarre il reddito, cosa che invece al vassallo non possiamo fare. Se quindi noi abbiamo una buona opinione, diciamo, perché questo riduce l'opinione di 100, le relazioni di 100, e alza la liberty desire di 10, gli possiamo però sottrarre il 50% del suo reddito annuale. Cosa vuol dire? Che in questo caso sarebbero 143 ducati. Come vedete, però, l'unione personale non dà soldi, quindi non ci dà il reddito dei vassalli, perché è proprio un'unione personale, non un vassallo. Possiamo trasferire le rivendicazioni e vietare lo sviluppo, come abbiamo visto. Quindi funziona allo stesso modo, solo che invece di avere un tributo mensile continuativo, possiamo ogni tot sottrarre il reddito, peggiorando però le nostre relazioni. Motivo in più qua per ovviamente avere diciamo, l'opinione sempre al massimo, così da poter ogni tanto sottrarre il reddito. Ricordatevi che un'unione personale, se muore il nostro re e l'opinione negativa, si libera come stato indipendente. Quindi l'opinione deve essere sempre, sempre sopra i 100, soprattutto se il nostro re o il nostro, come in questo caso la nostra regina, ha un'età abbastanza avanzata. Avendo 53 anni potrebbe tirare le cuoia da un momento all'altro. E quindi sarebbe meglio comunque essere a posto, guardate che pessimo erede che abbiamo, essere a posto con la successione in caso di dipendenze, soprattutto junior partner. Le colonie invece approfittiamo per avere anche queste, visto che qua in questo non è un salvataggio, ho proprio fatto partire una partita, diciamo, più avanti nel tempo. La Castiglia si è già operata, ha già fatto, praticamente ha già colonizzato Cuba. Cosa cambia? Loro ci daranno dei dazi doganali. Quindi, in base all'efficacia dei dazi doganali, quindi in base alla percentuale, noi in questo caso abbiamo il 10%, ci conferiranno questi soldi qua. Ovviamente ogni colonia, quindi poi qua si sommeranno, ci saranno tutte le pilogate, qua ci sarà il totale. Ed è pari alla metà del reddito di produzione e commercio diviso poi per la percentuale del nostro reddito, reddito diciamo delle colonie. Possiamo ovviamente aumentare i dazi doganali spendendo 50 punti amministrativi, alzandoli del 5%, ma aumenterebbe l'aspirazione della libertà del 5%. Anche qui, anche le colonie sono stesso identico modo, stessa identica schermata, però sono diverse poi le opzioni. Possiamo finanziare gli eserciti, quindi trasferiremo il 10% delle nostre riserve militari al nostro vassallo, e in questo caso migliora l'opinione di più 50. Possiamo sempre fargli imporre l'embargo. Possiamo inviargli degli ufficiali addirittura, che non può avere il 25% del nostro sviluppo, quindi deve essere basso. Se è più basso del 25% del nostro sviluppo, possiamo inviargli gli ufficiali. Cosa cambia? Che noi li mandiamo, praticamente gli paghiamo il 33% del mantenimento dell'esercito, ma gli abbassiamo di 10 il liberty desire. In più, gli diamo anche 20% di morale degli eserciti e 5% di disciplina. Queste due funzioni, sia finanziare gli eserciti che inviare gli ufficiali, ci sono anche per le Marche. Possiamo aumentare i dazi doganali o abbassare, ridurre i dazi doganali. E poi possiamo andare a fare tante altre funzioni, in realtà poco meno utili.
un po' meno utili, diciamo, possiamo cambiare il tipo di colonia, cominciare una guerra nelle colonie. Questo invece è utile se abbiamo, soprattutto quando prendiamo una zona qua del Messico, facciamo una bella colonia e vicino ci sono territori più scarsi, possiamo dirgli: fai te la guerra, vai in guerra contro un altro paese, ovviamente deve avere un casus belli, e se ne occuperanno poi loro. Possiamo condividere le conoscenze, come sempre, concedere province, imporre cultura, religione. Questo in realtà non lo conosco perché deve essere un'aggiunta dell'ultimo DLC, quindi non saprei dirvi, attualmente lo studierò e poi ve lo farò sapere. Possiamo personalizzare la dipendenza, quindi possiamo cambiare il nome alla dipendenza. Placare i governatori locali funziona esattamente come i vassalli, quindi ridurre la liberty desire del 10% con pagando 20 di prestigio. Ottenere marinai, rimborsare il debito, quindi pagare il loro debito, sostituire il governatore, quindi praticamente andare a vedere chi hanno loro, perché loro, essendo che non sono un junior partner, hanno il loro governatore, che in questo caso è un 214. In caso ce ne andasse uno veramente pietoso, potremmo dire: ok, cambiatelo, facciamo fare di nuovo le elezioni, aumenta il Liberty Zel del 10%. E possiamo scegliere noi, vedete, un 422, e noi potremmo dire: ok, prenditi questo, perché vogliamo che spingi sull'amministrativo, e lo facciamo spingere sull'amministrativo. Oppure trasferire una rivendicazione come l'altro. Quindi molto molto simile. Ora andiamo a vedere, anzi, più che ora, ogni tanto le colonie, soprattutto qua nel Messico, vedrete una barra qua vicino perché vi spediscono le flotte d'oro, quindi delle navi piene d'oro che, se non ci sono pirati nel mentre, riescono a portare l'oro più efficientemente, e una volta ogni tot tempo vi arriva un carico con dei ducati. Cambiamo ora e andiamo in Asia. Perché in Asia? Perché se vogliamo parlare di tributari, di certo i Ming sono la nostra preferita. Cosa sono i tributari? Allora, lasciando perdere tutto il discorso impero della Cina, impero celeste, lasciamolo attualmente perdere, parliamo solo dei tributari di per sé. I tributari sono delle altre dipendenze che però sono molto molto più indipendenti rispetto a tutte quelle di cui abbiamo parlato. Un tributario, per esempio, se noi andiamo a vedere chi abbiamo come tributari, Ayutthaya. Andiamo a vedere Ayutthaya. Ayutthaya è qua sotto, un tributario, come vedete, è un tributario di Ming. Ha anche lui un'aspirazione nella libertà ed è in realtà un paese a sé stante, l'unico che può dichiarare guerre per i cavoli suoi e che può condurre anche guerre contro altri tributari dei Ming, sempre dello stesso Overlord. Noi saremo però tenuti a difenderlo, quindi se chiunque attaccasse Ayutthaya, che non sia un nostro tributario, dovremmo scegliere se entrare in guerra oppure abbandonare il tributario. A cosa servono i tributari? Principalmente a farci dare dei tributi, quindi si chiamano tributari apposta. Anche loro hanno la stessa identica schermata, cambia solo che abbiamo molte meno opzioni perché non sono effettivamente territori controllati da noi, non possiamo annetterli come per tutti gli altri tranne le colonie. Possiamo però effettuare delle azioni, potremo non chiedere tributi oppure chiedere tributi una volta all'anno in ducati. Potere amministrativo, potere diplomatico, potere militare oppure riserve militari. Anche questo verrà dato in proporzione in base alla forza del nostro tributario. Se andiamo a prendere un tributario molto piccolo, ci potrà dare solo o monete o riserve militari. Come vedete, queste non sono selezionate perché l'importo è troppo basso. Se invece andiamo a prendere un tributario più grande, come Ayutthaya, possiamo farci dare qualunque tipo di tributo. Il tributario può a fine anno rinunciare, cioè rifiutarsi di darci il tributo. Possiamo fare più cose, possiamo o cedergli una provincia o esigere dei manufatti, quindi in questo caso
aumenta il prestigio di 5, ma li alza il nostro prestigio, ma li alza la Liberty Reserve di 25. Esigono un nuovo tributo, quindi potremmo dire: senti, mandaci un altro tributo in più. Ovviamente anche questo alza il suo Liberty Reserve di 25. Ovviamente se il Liberty Reserve è sopra i 50, generalmente non ci inviano il tributo. Potremmo chiedergli di inviare, cioè potremmo noi inviargli a loro dei doni, quindi lo paghiamo per ridurre l'aspirazione della libertà. Inviare delle truppe, quindi potremmo noi inviare ad aiutare delle riserve militari per sostenere le loro guerre e anche questo riduce l'aspirazione della libertà. O rimborsare il debito, anche in questo caso ridurremo la loro aspirazione della libertà. A cosa servono i tributari? Possono servire innanzitutto per non alzare l'espansione aggressiva, magari se non vogliamo assolutamente in questa zona andare a compiere delle conquiste. Per esempio, se noi fossimo anche, che ne so, un'orda, sappiamo, vogliamo, che ne so, ricreare l'impero mongolo, sappiamo che l'India non ci serve, a un certo punto magari un paio di tributari in India comunque ci concederanno dei tributi in cambio di non attaccarli alla fine, perché noi non potremo attaccare direttamente un nostro tributario, oppure ci darà un bel meno 3 al casus alla stabilità perché è una nostra dipendenza. Detto questo, ci vediamo a un prossimo episodio. Grazie. E per la visione, e ricordatevi sempre di lasciare un bel mi piace. Ciao ciao!